nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Aluccia Sims. e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper perché vi sto mostrando questo gran figo di Graham. Perché, ragazzi, è stato creato da Sky5246 Star, è veramente un gran bel simmino. E io l'ho scelto per, insomma, questo episodio tipo Veronica, però purtroppo non me li ritrovo. Allora, ebbene sì! Finalmente Domitilla, ragazzi. Arrivano i nostri. Allora, fondamentalmente, Cherry Broston Channel aveva ragione perché non avete visto finora Domitilla? Perché Domitilla è a Selva Dorada, ragazzi. Come sapete bene, la nostra ha proprio questa aspirazione di esploratrice della giungla. E io ho immaginato, comunque vi ricordo i suoi tratti, quindi dopo, vabbè, non flirtante, perché sappiamo lei è rimasta molto comunque ehm, scottata da tutta la storia dei suoi genitori. Definitivamente poi quando hanno deciso di separarsi, ragazzi, lei non l'ha presa proprio bene. E questo, diciamo, l'ha portata, diciamo, a sviluppare una sorta di allergia per l'amore, ecco. A malaria aperta, perché con una. Con una ragazzi con un'aspirazione del genere, insomma, sì, e poi un topo di biblioteca. Lei, ragazzi, è la studiosa della famiglia per eccellenza tra le sorelle Cooper. Perché vi ricordate all'inizio? Eravamo partiti con Priscilla durante la Rex Ricis, che ehm, apparentemente no, era quella più studiosa, la secchiona, però poi in realtà, ragazzi, ehm, lo era ai tempi della scuola, no? Però poi, ecco, lei si è dedicata all'arte, ha conservato, diciamo, una, un animo, fra virgolette, un po' più. Artistico un po' più leggero, concedetemi questo termine um, dedicandosi comunque a quella che è la sua passione. Um, lei, invece, ragazzi, la nostra domitilla è quella più um, studiosa, quella più preparata, quella più acculturata. Io, fra fra tutte me la sono immaginata così e per carità tutte magari ecco immaginiamo non, non sono andata all'università però ecco per esempio eh, tranne Mirtilla per ovvi motivi <ride> eh, che ne so Priscilla me la immagino magari laureata all'accademia di belle arti eh, la stessa cosa magari ecco lei per quanto concerne la pittura stessa cosa per dire Lucilla me la immagino per quanto concerne la musica perché comunque lei poi vedremo No, avrà sempre no, un interesse, diciamo, in ambito musicale. Lei, invece, comunque, ragazzi, è un'archeologa e lavora comunque per um, un'associazione. Immaginiamo tipo un museo, no? Ragazzi, uh, che um, organizza, no? nonché è docente, ragazzi, quindi insegna all'università, io l'ho immaginata così, che ha finanziato questo, praticamente, progetto di ricerca per ehm, esplorare, appunto, Selva Dorada, lei si è, eh, soprattutto a causa della, insomma, della, ciò che capitava, ma qui vuoi una lettiera, tesoro, non mi sembra il caso, di tutti, insomma, le vari, eh, vari scombussolamenti che accadevano a casa sua, eccetera, eccetera, ehm, ma si è candidata comunque per la partenza, comunque era più che qualificata. E quindi eccola qua. Lui chi è, ragazzi? Il caro Graham Norman. Il nostro gramino detto Gra. È certo, bello di casa. Ham più che altro ham. Perché uno, vabbè, lasciamo stare. Allora dicevo: il nostro Graham, ragazzi, è un collega. Tiè, ci fa pure un bel sorriso. Grazie, caro. Benvenuto nella giungla. Ok. Um... Ovviamente, ragazzi, premessa vivono insieme um, momentaneamente, cioè in realtà loro eh, è te. Guardate che grande sorrisone! Ecco, beccatevelo in tutto il suo splendore. To. Um, loro vivono insieme, ragazzi. Um, in modo ecco, come dire, provvisorio per questo viaggio. E è un collega, appunto, della nostra um, cara Lucilla, che ci, sì, buonanotte, Domitilla, che ci concede anche lei un sorriso per le telecamere. Vai così, tesoro. Che bella che sei! Ciao! E, e quindi, sì, ragazzi, lui io um, lo immagino comunque un tipo molto alla mano che cerca ecco di um, instaurare, no? È molto amichevole, un tipo così. Però, con lei, vedete c'è l'amicizia minima. Eh, praticamente necessaria per è eh, così divertente con Domitilla lui me lo immagino uno ecco molto scherzoso così però fra i due ragazzi c'è quel minimo di conoscenza né più né meno ehm, che si può comunque ecco diciamo stabilire così no fra, fra colleghi quindi ecco sono arrivati, loro sono già da un po', immaginiamo, a Selva Dorada. Sono arrivati adesso, in realtà. Hai sentito oggi che, che temperatura, eh? Mamma mia, sì, guarda, si muore di caldo. Però non dobbiamo farci scoraggiare, sta dicendo. Eh, un po' di musica non guasterebbe, sai? Almeno. Visto che dobbiamo affrontare tutti gli insetti, un po' di musica non guasterebbe, non credi anche tu? E lei, ma guarda, non è che siamo venuti qui a prendere dei cappuccini, capisci? Lo so, ma con quello che ci pagano, potevano almeno darci uno stereo con un po' di musica. Nessuno ci arresterebbe se ascoltassimo musica, sai? E lei, ah ah, sì, sei sì, proprio divertente. Insomma, vabbè, ragazzi, abbiamo capito. Lui è il classico simpaticone. Che cerca in un certo qual modo di instaurare, no? Vedete, lei subito si ributta sul lavoro. Allora, ehm, piuttosto quelle ricerche, poi le hai ehm, esaminate, hai valutato comunque i dati. Lei ragazzi, ehm, si è chiusa molto. Secondo me, Domitilla, io ho immaginato questo. Che da tutta la storia, comunque, dei suoi genitori, sua madre con un altro uomo, eh, suo padre con un'altra donna, insomma, l'hanno ferita molto. Tutta la storia di Mirtilla con Max, ehm, insomma, è, è rimasta un po' scottata, ragazzi, diciamo. E quindi si è chiusa proprio a Riccio. E lui, ragazzi, dicevo, cerca ogni volta di, eh, ma anche al lavoro, insomma, di come dire, cercare, no, di. Mh, di stringere un'amicizia con lei, perché fondamentalmente sono colleghi, ma si conoscono molto poco. Ecco, immaginiamo se magari fanno delle cene tra colleghi, lei non va mai. Insomma, sapete? No, una persona un po' così che tende a isolarsi, quindi lui un po' per curiosità, un po' per altro, sta cercando di eh, imparare comunque ecco a conoscerla. Però lei è sempre molto restia. E lei senti, ti prego, ecco, immaginiamo, dica. Eh, direi che è il caso di iniziare a lavorare e di non perderci più in chiacchiere, va bene? Uh, sì, va bene, ok, ci pagano per questo. E vedete lei proprio, è così, ragazzi, cioè non... Purtroppo è, è fatta così. E lui magari viene qui, immaginiamo che l'assista, no? Beh, niente di che, per ora solo tanti insetti e... Um, qualche pietruzza, eh certo tesoro. Vieni, ci sono degli scavi qui vicino, ok, andate. Lui, lui ogni tanto, eh, allora eh, fa caldo, ma perché non ci riposiamo un po'? Su, su. Datti da fare, forza. Tesoro, mamma mia, proprio, eh. Guarda, se vuoi faccio io, eh, se non te la senti, ma figurati, io, io sono un tipo tosto, non mi ferma certo il caldo, va bene, caro, se lo dici tu. Eh, va bene, allora, mentre tu ti occupi qui, io magari faccio un giro nei, para nei paraggi. Va bene, cara, andiamo nei paraggi, andiamo Devi a vedere. Iniziare ecco, a leggere le avvertenze sul rischio di avvelenamento, la lista dei preparativi. No? Un, ecco, coltello non autenticato, perfetto. Allora, guarda, io vado al punto indicato a reperire le informazioni che ci servono. Ok, io ragazzi, ho scelto questo lotto ehm, perché ha due stanze, fondamentalmente due bagni, quindi hanno la loro privacy. Immaginato: lei, eh, lui al piano di sopra, scusate, lei al piano di sotto, così ha il bagno a portata di mano di mano Vabbè insomma avete capito E ma anche lui dovrebbe avere il bagno qua Sì Vabbè O lei sopra Vabbè insomma così come, come vi pare a voi E eccola qua ragazzi Pronta Io ci tenevo un po' A tornare a Selva Perché A parte Ehm um, Diciamo l'avventura fatta con i nostri giovani adolescenti. Ecco, attenzione, in caso di avvelenamento consulta il del posto per ricevere antidoti. Che bello. Ehm, è importante prepararsi a molti pericoli che si annidano nella giungla, portando con sé l'attrezzatura adatta. Rivolgiti al venditore del mercato per vedere se hanno degli oggetti che possono tornarti utili. Gli oggetti eh, esposti variano continuamente, quindi torna spesso a controllare se ci sono novità. Ehm, a parte dicevo l'avventura fatta, ragazzi, con eh, gli adolescenti di cucciolosamente. Piper e non siamo più tornati comunque a Selvadorada, quindi io ci tenevo con lei. A... Mm, sì, mi piaceva l'idea comunque di avere un'esploratrice in famiglia. Speriamo ragazzi, sopravviva perché detto proprio fra noi, io me lo auguro sinceramente, ma qua eh, la vedo dura. Quindi a questo punto direi che i nostri, magari lui, immaginiamo che lui la chiami per dire guarda, eh, verrà qui, cerca un cumulo di terra, no, vieni qui, verrà qui, magari le dirà senti, guarda, se vogliamo veramente darci da fare. Eh, magari ecco le parlerà tipo faranno ecco entusiasmati per l'aria aperta Se vogliamo veramente partire all'avventura immaginiamo che stia dicendo lui eh, E quindi darci da fare con, con il nostro lavoro assolutamente dobbiamo andare a fare eh, rifornimenti eh, È quello che sta che le deve dire Forza caro ti sei perso? Di già? No non, per, non, non perderti di già Dobbiamo ancora iniziare l'avventura, ragazzi. C'è una strizza che non vi dico. Allora, vai. Se vogliamo prepararci ad affrontare danni velenosi e quant'altro, credo che dovremmo andare al mercato a fare rifornimenti, capisci? Cioè, pensa quante cose fantastiche potremmo trovare. Eh, però forse è veramente il caso di andare preparati, no? E lei, beh, sì, hai ragione. Mm, vedete, lui non la conosce. Mentre lei conosce tutto di lui, eh, vi faccio notare che lei conosce tutto di lui. Guardate, a parte la carriera vabbè, però sa che è estroverso, amante della famiglia e chiama l'aria aperta E diciamo che c'è un'amicizia, ma io ragazzi immagino l'amicizia proprio quella mh, tra colleghi, cioè quel minimo di Lui invece di lei ragazzi, uh, sa poco e niente Vedete, sa solo ecco, che condivide la passione, ecco a parte che fa il lavoro che fa, vabbè immaginiamo conoscano ovviamente il loro lavoro essendo colleghi però non sa niente di lei perché lei veramente è una persona molto ma molto riservata Che non vuol far sapere molto di sé Cioè lei si è buttata ragazzi anima e corpo su, nel lavoro E quindi ehm, al lavoro non, non, non la conoscono poi neanche Sì quando si tratta di collaborare fra colleghi no Ma sempre per ciò che concerne eh, l'ambito lavorativo Ecco non si entra mai troppo nel personale Quindi andiamo a fare le scorte al mercato ragazzi per poi iniziare la nostra avventura e quindi siamo qua ragazzi al mercato di Selva Dorada, come potete vedere, e stiamo aspettando per fare rifornimenti. E guardate un po' Chiacchiera con Graham, ma secondo me è sempre per quanto concerne il lavoro. Quindi magari eh, immaginiamo che discuti degli autori preferiti sia in realtà gli autori magari di qualche ricerca, di qualche studio. Um, allora hai detto poi quella ricerca che ti avevo girato per email quando eravamo ancora al lavoro prima di partire? E lui, beh sì, cioè, nel senso, non ho avuto molto tempo perché eh, insomma mi sono dedicato ai videogiochi. Però sì, cioè, veramente tu preferisci i videogiochi ai libri? E magari anche lo sport, no? Senti, ma ti sei trasferito da poco da quello che so, da queste parti. Non è il caso che ti aggiorni? Eh? Ma cara, io non prendo mai mosche, cioè non, non passo certo il mio tempo a prendere le mosche, insomma so quello che faccio, quindi oh, sì, tengo all'aspetto fisico, ascolto buona musica e mi piace giocare con i videogiochi, ma tranquillo che sono molto professionale e preparato, perché sì, secondo me lei ragazzi non ha una grande considerazione del suo collega, cioè è un po'... Um, come posso dire, sembra un tipo apparentemente un po' superficialotto, ecco, eh, e quindi lei non è una che è stata così, diciamo, entusiasta quando ha saputo comunque che doveva partire con lui. Fai la presentazione e lei va bene. Adesso guarda, mh, pensiamo a lavorare per favore. Potresti uh, vedere nell'altro banchetto se c'è qualcosa di mh, utile. Va bene, certo, come no? E lui va, vai, tesoro, vai, che è meglio. Ecco, uh, basta ciarlare. Ecco, e lei vuole chiedere della giungla. Quindi, 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 vediamo un po'. Chiedi della giungla. Mentre magari intanto lui, immagino, stia qui, ragazzi. Impari a conoscere la tizia, ma solo per una questione di... Um di carineria, ecco diciamo così, cioè mentre lei, ecco allora la giungla cosa può dirmi, ehm, mentre lei ragazzi cerca di lavorare fondamentalmente. E quindi magari fa tutte domande relative appunto al suo lavoro, no? Lui invece sta qua che extra la chiacchia. allora com'è la vita a Selva Dorada, signora? Mi no, dica, no, le escursioni no, no, nella no. giungla possono durare tutto il giorno e tutta la notte, assicurati di fare scorta di provviste con, come il tramezzino al formaggio grigliato pronto da mangiare una lattina di scosta adrenalina liquida. Quando avrai stare a corto di energie e sarai felice di averli con te. Perfetto. E quindi la nostra, um, io la immagino fare subito scorte, quindi... Prova magari a contrattare, ecco lei ha scoperto che lei è gelosa, bene, ci, ci frega molto, guardi ehm, Magari lei cercherà di contrattare, beh, sa, guardi, noi veniamo da molto lontano per studiare il luogo Non è che ci verrebbe incontro con uno sconticino? Sei fuori di testa, ecco, ma guarda, eh, potevi portargli fuori l'immondizia Lo sai che qua il tramezzino al formaggio grigliato tascabile costa un botto La sua collega fa, senti, non fare il lama per favore, eh, Ok? Eh? Non c'è neanche, neanche più la luce del sole. Quindi cercavo no, di mh, acquistare il più possibile. Magari con qualche sconto. Per stare più tranquilla. Ma invece no, non è così. Quindi dovremmo comprare tutto. Al prezzo proprio. Diciamo originale. Eh, lo so, tesoro, mi dispiace tanto. Eh, Compra il bancarello Ok, vai, tesoro, vai, vai. E quindi perché piuttosto non ci provi tu? E eh, magari sì, lui, eh, ragazzi, prova a contrattare. Che Magari dice, guarda, ora ci provo io Magari la signora è più ragionevole Senta, allora, guardi eh, La mia collega magari si è posta male vede, noi avremmo bisogno di un aiuto E lei dà lo sconto Beh, certo Beh, Io immagino lei che Ma com'è possibile? Perché a te l'hanno fatto? Guardate la faccia <ride> Perché a te l'hanno fatto lo sconto? Eh? E perché a me no? Guardate la delusione sul volto eh, Ma perché io sono un figo, tesoro Eh? Eh? Perché io so prenderle le persone mm? Guardate la faccia <ride> Oddio ragazzi mi fa morire Sto tizio già lo so e, e quindi sì, Nel senso scava nella giungla va bene tesoro Poi lo facciamo E quindi lui viene qui di non ti preoccupare Guarda ci penso io Ci penso io ora compro tutto eh? Stai tranquilla E serena Compro tutto io ecco c'è pure il tramezzino Qua quello che è non preoccuparti, tu uh, acquista il resto E lei è un po' seccata perché voglio dire, obiettivamente ragazzi Chi non si scoccerebbe, detto proprio fra noi Eh lo so, eh lo so tesoro Non hai, evidentemente non sei molto portata Per, eh, come dire Avere a che fare con gli altri esseri umani e quindi sì, ora lui, secondo me, ecco, le compra, questa qui, questa qui è carina, a questa bambola omiscana. No, perché lei magari, beh, poteva farmelo lo sconto, però, eh? Cosa c'è? Guardi che mia sorella è una famosa artista, capisce? Eh, e mia sorella è una famosa musicista, quindi non capisco per quale motivo non poteva farmi lo sconto. E questo dice, ma guardi, io sto so Selvadorata, ma chi le conosce le sue sorelle? Eh, giustamente, ma chi ti conosce? Stai facendo una figura barbina, come se potessi cadere su una buccia di banana da un momento all'altro. Comunque, non ti preoccupare, perché sì, adesso lui eh, le dirà, vieni qui, dai. Insomma, non è il caso di far scoppiare una guerra. È solo per uno sconto. lui si spanza da ridere, ragazzi. Bene, mi fa piacere. Eh, bene, direi che è il caso di andare. Sì, comunque non mi aspettavo questa bidonata, eh? Sì, tesoro, non fare così. Che è? Che c'è? Ma che chiacchiera con lei? Ma chi se ne frega di lei? Vieni qui. Non devi parlare. Ho capito che sei un tipo socievole, ma non devi parlare con tutti. Vieni qua. Oh, e magari lui per prenderla anche un po' in giro, ragazzi. Eh No? E dirà, ma guarda un po', to, guarda Non preoccuparti, tieni, ok? Guarda cosa ti ho preso, non c'è bisogno che fai capricci Elena, che cos'è questo coso? La bambolina omiscana, ma stai scherzando, spero Cos'è? Guarda che la potevo comprare da sola Si sì, sei un po' acida però, tesoro, eh Sei un po' acida, obiettivamente, diciamolo Questa tizia, che cosa vuole da noi? Eh? Non c'è più il sole, direi di, di andare invece di fare queste sciocchezze. Capito? E eh, questo qua, sentite, io mi sono persa. Oh, Madonna, raga, ma che è una tragedia? Eh? Per caso siete anche voi dei turisti? No? Infatti, lui stava dicendo poco fa: No, guardi, noi abbiamo preso un aereo e mh, questa disperata che è? No eh, Ma veramente la, la ragazza sta facendo una tragedia. Eh, lo so, signora. È un po' come dire, un po' polemica la nostra. Domenica. No, guardi, noi abbiamo preso un aereo Siamo arrivati qua da poco Mi dispiace tanto, ma eh, non possiamo aiutarla Senti, invece di metterti a chiacchierare con tutti No? Non lo so, vuoi fermarti a prendere un dolcetto, per caso? Io effettivamente avrei un po' sete Senti, a me non mi interessa della musica Che possono fare da queste parti Lo sa, la sua collega fa un po' discorsi da lama Non crede? Lo so, sa, forse si è messa le mutande di traverso Ma si è separata da poco, per caso? Eh? Perché io, mh, sa, sto vivendo un divorzio e quindi capisco cosa, cosa sta passando. No, guardi. Fa proprio la guerra con tutti, sai? È un po' acidella. Ma non si preoccupi. Tutti quei soldi non capisco. Vabbè, lei sta ancora discutendo. Tesoro, andiamo nella giungla perché direi che è il caso di andare nella giungla, ragazzi. Portiamo via eh, Domitilla da questo posto. Vede, sta facendo la guerra solo per un ehm, eh, perché le hanno fatto pagare eh, proprio a prezzo pieno. Eh, gli oggetti qui, capisce? Ma non dovrebbe scaldarsi tanto. Dopotutto devono anche guadagnarci. Ma lei può si faccia gli affari suoi, ma che vuole, quindi ragazzi, andiamo nella giungla. E quindi ragazzi, siamo qua finalmente. I nostri stanno per avventurarsi nella giungla, e io veramente me la sto facendo sotto. Vi dico proprio eh, la verità. Allora, azioni, forma un gruppo con lui, restiamo sempre come dire in contatto. E, mm, e quindi ho un po' immaginato. Vedete, solo lui al macete, che lei si immagini un po', cioè lei è un po' quella. Eh, io studio, tu fai, tu fatichi, eh certo mi sembra giusto tesoro. E quindi Graham, Graham stava tranciando fitti con forse un po' troppo entusiasmo quando il macello gli ha volato di mano. No, ma dai. Ma povero, sabbie mobili. Ecco là ragazzi, oh mio dio iniziamo male. Graham inciampa facendo cadere, plop, la borsa con tutti i suoi effetti personali, proprio in una pozza di sabbie mobili. Deve tentare di recuperarla o farebbe meglio a rinunciarvi? Mm. Allora, diciamo che secondo me lui non è il tipo che lascia perdere. Secondo me lui la prende. Raccoglie un rametto trovato lì vicino e cerca di individuare il bordo delle sabbie mobili. Per poco non ci cade dentro, ma per fortuna riesce a recuperare l'equilibrio all'ultimo momento. Purtroppo nel trambusto col rametto spinge la borsa ancora più lontano. Che adesso è raggiungibile, ma dai! È furente! Ma l'hai persa per sempre, ma cappero! Eh vabbè, dai, ma, ma io non lo so, ma... Vabbè, eh, ecco, ho perso la borsa, va bene? Se tu fossi venuta con me... Eh E lei cerca di calmarlo ovviamente. Beh stai calmo, lo sappiamo che quando... Ma perché vi abbracciate? Non è vero? Vabbè. Lo sappiamo che quando ci inoltriamo nella giungla sono cose che possono capitare. Sì, non capiterebbero però se tu non volessi, mh, come dire, fare la principessa e facessi qualche lavoretto di fatica in più. Ogni tanto, va bene? Senti, non voglio nemmeno ascoltarti. Lo sapevo che non era il caso eh, di partire con te. Vabbè, tu pensavi di venire qui a mangiare maffino o a fare la raccolta differenziata per caso? Senti... Cercare la maschera, ok. Sappiamo entrambi che io sono più qualificata. Sì, certo, come no? Brava, brava. Fai questi discorsi. Ok, va bene, ok. Ragazzi, non vi scaldate subito perché non è proprio il caso, diciamo che. Lei voleva un attimino addentrarsi, dare un primo sguardo, perché magari ho immaginato, ragazzi, che eh, loro sono venuti qua, si sono magari ecco sistemati all'inizio, ehm, hanno preso confidenza al minimo con il posto, eccetera, e ora stanno andando in una prima spedizione, immaginiamo così, per, ecco, no? Sia frutti, sia insetti, cioè qualunque cosa riguardi appunto eh, Selva Dorada. Quindi sì. Eh, ragazzi miei, sì. Mm, vuoi fertilizzare? Eh, beh, lui fertilizza, ragazzi, è ovvio. Lei invece sta qui e prende un campione per il microscopio. Perché ovviamente, ragazzi, lei è una studiosa. E lo studia l'albero, quindi lo osserverà per un po'. Mentre lui invece... Tata, senti, io... Sai com'è la natura? Mi chiama. Eh, va bene, ok. Guardate, ragazzi, che meraviglia. È proprio spettacolare Selva ragazzi. Mi mancava tantissimo. E nonostante la paura di rimanerci secchi, eh, dovevo assolutamente portarla qua. Allora, dunque, riusciamo a scavare da qualche parte. Noi sto cercando di capire, ragazzi, se c'è un punto in cui possiamo. Qua? Che cosa c'è? Una frappa! Bene, mi fa tanto piacere. Uh, andiamo da questa parte, eccola qua il ponte dei sospiri, praticamente perché io, ragazzi, vi dico la verità, soffrendo di vertigini, sarebbe altro che sfida. Bene, mi fa tanto piacere. Allora, no, fai così. Tesoro mm, scava, e lui, ovviamente, viene qui, è, è ovvio, ragazzi, no? Su, su. <ride> All'avventura, allora, scava nella giungla, sì, lui vuole scavare nella giungla mentre lei vuole scoprire un reperto. Eh, su, forza, tutte e due. Diciamo che, ecco, lui è flirtante, ovviamente sapete questo ponte, l'effetto che fa, e ora anche lei, perché è il ponte ragazzi, no? Perché lei sia flirtante. È come una sorta di magia, immaginiamo di Selvadorada, quindi io immagino che lui ehm, coglierà l'occasione. Un po' per fare, lo, per fare il figo, diciamo. Quindi, romantico. Immaginiamo abbia raccolto una rosa qua eh, nella giungla. Oh, Mamma mia, che fatica, ma dai, stai sempre a faticare. Oh mio dio, il serpentello, ragazzi, attenzione. Ehm, piuttosto, dovresti occuparti anche della flora locale. E lei cosa intendi dire? Mm, eh? Hai indossato il cappello, vero? Oppure ti ha dato il sole e ti ha dato al cervello? Ma lui mi guarda che è buio già da un po'. Sti due ragazzi mi faranno penare, io ve lo dico, lo so per certo. Quindi, eh, per favore, cara, lui vorrebbe offrirti una rosa, quindi ce la facciamo. Smetti un secondo. Guarda piuttosto cosa ho trovato io. E lei senti, non siamo qui per prendere cappuccini, lo vuoi capire, eh? Ci hanno spedito qua giù per una, un lavoro importante. Dai, non fare sempre la lama, che mi rovini tutto. Volevo mostrarti una cosa, va bene? Eh? Una cosa. E lei, va bene? Cosa? Dimmi. Guarda un po' cosa ho trovato. Oh, sì, io immagino lei lo raccolga, ragazzi. Oh, sì, certo. Hai fatto bene a raccogliere questo campione. <ride> bene, evitiamo questo gesto, tesoro. E che ve l'ha qua, attaccato dai ragni. Tesoro, fatemi un po' vedere che cos'hai qua. Coltalo... Ah, sì, bene, la scoperta che hai fatto prima. Repellente per ragni. Oh, ragazzi, meno male, sono cinque. Quindi direi che tre le diamo a lei. Assolutamente sì. Hai ah, due cose qua, lei che cosa ha che può donarti? Cerchiamo di dividerci un po' le provviste, quindi un paio a lui, eh ragazzi qua tocca fare di tutto per sopravvivere perché mica è facile nella giungla, due ce li a lei, ok perfetto, possiamo farcela, questa c'ha ancora i compiti di, vabbè ma tesoro, ciao, qui che è sto schifo il caffè, ti sei portato dietro, ragazzi... <ride> Certo, sì, insomma, per ecco non flirtante, che bello. Graham sembra avere dei visitatori inattesi. Ragni, non c'è momento migliore per tirare fuori l'invenzione del dottor Parker. Eh beh, certo, pensa Graham. Avere il repellente per ragni a portata di mano aiuterà senza dubbio a tenere la larga delle sgradite creature. Va bene. E lui ha cercato, ragazzi, come dire, di essere gentile un po' perché, ripeto, no, sotto, mh, fra virgolette, la magia del ponte dei sospiri, ecco. Diciamolo così, degli innamorati. Eh, però lei non ha accolto, nel senso cioè ha accolto la rosa, ragazzi, ma non ha accolto il messaggio, ecco. E lui si è ripreso, ok? Lei sì è flirtante, ma fondamentalmente col fatto che è sempre presa dal lavoro, ragazzi, figuriamoci quanto gliene frega, detto proprio fra noi. lui stavo pensando, potrebbe venire qui. Vai qui, caro. E si sa, le scoperte, eh, ragazze, vanno documentate. Quindi a questo punto potrebbe tranquillamente, ma tu hai delle abilità? Sì, qualcuna. Potrebbe tranquillamente, ragazzi, secondo me, ecco qui, uh, scattare... Ecco, scatta, no, una foto di... Scatta una foto, ecco, scatta una foto. Scattare una foto un po', ecco, tipo del ponte. Immaginiamo che lui stia, come dire, no? Um, documentando il loro viaggio mentre lei sta scavando, eh? fa anche lui qualcosa di utile, mica solo tu tesoro, forza, puoi farcela, guarda, sta facendo mattina, hai finito questo caso? Sta dicendo lui, e eh, come sono venute le foto? 11, 10, beh non male, 12, 9, ecco, e a parte questo, lo schifo, vabbè, eh, sei bravo però Graham, complimenti, allora come sta procedendo? Beh, forse se mi aiutassi. Ma io stavo documentando tutto. Un gruppo di mosche incendiarie. No. E avanza in direzione di Domitilla. Oh mio Dio. <ride> Tesoro, tutto bene. Usala, ce l'hai, ma non ce l'hai. No, ragazzi, non ci credo. Ma che bella. <ride> non è possibile. No. Spegnila subito. No, si spegne lei. Ok, perfetto. Ok, ok. Niente panico, niente panico. No, vabbè, ragazzi, io la vedo male questi due, vi giuro. La vedo veramente male. Cioè, penso li manderò a fare rifornimento un minuto, sì, e l'altro pure, perché, no, vabbè. Oh mio, ci è mancato poco, vero? E lui, ma porca miseria, ma voglio dire, non potevi spruzzarti prima quella cosa? Eh, ora puzzo e mi vergogno, torno subito. Sì, va bene tesoro. Um, lui dice sì, vabbè, qua ci facciamo note. Continuo io, eh? Ragazzi, io uh, la vedo dura per questi due <ride> qua. Che è? Chiacchiera con Domitilla, eh sì, ci devi fare una chiacchierata, direi che è proprio il caso, eh, La vedo veramente dura, ragazzi, con questi qui, perché um, lui ha un caratterino abbastanza particolare. Lei, lasciamo stare, quindi eh, la vedo veramente, ma veramente, ma veramente tosta. Però vi sto divertendo un casino, spero veramente che la nostra riesca a sopravvivere, perché, um, perché sì, ragazzi, cioè, non può morirmi Domitilla, resterei troppo male. Quindi io direi che possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Eh, lo so che sei tesa tesoro. Vi ricordo che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale, ragazzi, le mie playlist, ma soprattutto il link ai canali di miei youtuber che fanno gameplay ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la Playstation 4 e PC. Mi raccomando ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanellina perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video vi arriverà una notifica e non rischierete mai, 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 mai di perdere i contenuti che portiamo nei nostri canali. Io vi ricordo, ragazzi, ecco, guarda, fai una cosa, caro, raggiungila perché altrimenti la vedo, la vedo, ecco, la vedo difficile. Fai la doccia. Magari, immaginiamo che lui dica, andiamo a vedere come sta questa mamma mia, iniziamo già male. Vi ricordo, ragazzi, perché l'ho detto in altri video, un po' lo sto un po' dicendo perché ho iniziato da poco. Ehm, che se andate comunque nell'info box, eh, quindi nella descrizione del video, trovate anche il link al mio nuovo account di Instagram nel quale sto pubblicando, che appunto si chiama Baluccia eh, Sims Stories, nel quale sto pubblicando la mia prima storia scritta, ragazzi, quindi mm, se avete piacere, insomma, fate un salto eh, su Instagram, capisco che non tutti eh, ce l'hanno, però mi farebbe piacere sapere, insomma, cosa ne pensate um, Quindi, sì, io vi auguro a questo punto, fatevi sapere, anzi ragazzi, prima di andare via, cosa ne pensate di questi due Cosa ne pensate di, di questo viaggio, ragazzi, di questa spedizione, se la caveranno non se la caveranno, li vedete già persi, inguaiati, disperati sì, praticamente dispersi più che altro Fatemi veramente sapere perché sono curiosa Detto questo ragazzi Vi auguro una buona giornata o una buona serata A seconda del momento in cui guarderete questo episodio Vi rimando come sempre al prossimo Perché ormai lo sapete più che bene Sul sul sinners E non